cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 07. Seguici su www.cartomantieuropei.com. Buongiorno e ben ritrovati, carissime amiche. Eccoci di nuovo qui. Siamo insieme a dare inizio a una nuova puntata. Sono di nuovo io oggi, Rosa, a ascoltare ovviamente le vostre domande e a cercare di dare ovviamente delle risposte. 30. Ecco. Buongiorno, sono Rosa. Con chi ho il piacere di parlare? Sono Rosalba. Benvenuta in linea, Rosalba. Grazie mille. Prego, dimmi tutto. Allora, io vorrei sapere qualcosa per quanto riguarda il mio lavoro. Allora, attualmente stai lavorando, Rosalba? Attualmente sto lavorando, ho vinto una causa per un altro lavoro perché lavoravo per due cooperative. Sì. L'ho vinta in pieno con reintegra e risarcimento. Sì. E il pagamento all'INPS di un anno, però questa cooperativa si oppone, quindi ci sarà il precetto se vogliono. Pertanto vorrei sapere se vanno in precetto o se mi reintegrano prima. Allora, mi puoi dare i tuoi dati, Rosalba? Sono nata il 25 giugno 1960. Ecco. L'ultimo contatto con questa ditta, quando c'è stato? Attraverso l'avvocato? Sì. 4 giorni fa. 4 giorni fa. E il tuo avvocato ti ha dato delle certezze che loro ricominceranno di nuovo oppure per il momento è tutto? Se ricominciano si va in precetto. Ecco. E poi c'è l'esecuzione forzata, ma non credo che arrivi a questo se non si vogliono autodistruggere. Certo, perché ovviamente è la prima volta. Perché poi devono pagare anche le spese del tribunale, altre spese. Certo, hanno perso una volta e tu dici forse. Penso. Andare un progetto vuol dire sostenere tante spese e poi certo. L'integra forzata e non conviene tutte queste spese per loro? No, logicamente no, per legge no. Per legge poi no. Se si vogliono fare male. Vediamo. Allora, mischio bene le carte, Rosalba, visualizzi più o meno, anche se ovviamente è stato un travaglio per te, la situazione. E non dammi... ne parliamo. Non ne parliamo. E dammi lo stop quando vuoi. Sì. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, al centro sulla spaccatura dove tu hai scelto la carta iniziale esce la tua allegria oppure la tua vincita, la gioia. Anche se purtroppo hai dovuto soffrire tanto. Mamma, guardi. Impossibile. Non glielo posso dire quanto. Oddio. Non glielo posso dire quanto. Rosalba, l'importante è che tutto ciò lo hai messo al passato oramai. Devi vedere verso il futuro. Questo è importante. Non devi subire di nuovo. Lascia scorrere tutto. Persecuzioni, tutta con un'ordinanza che la sta leggendo adesso mia figlia, la porta al suo insegnante di prof di diritto. Sì. Che è un'ordinanza che è spettacolare. Spettacolare. Allora, Rosalba, nonostante a tutto, ti prego, sempre verso il futuro. Il passato lo devi lasciare alle spalle. Allora, l'allegria, consolante sorpresa e gran consolazione sono delle carte che appartengono a te. Non semplicemente per la tua vincita attuale, ma anche in seguito. Le carte portano che loro vogliono il compromesso. Ovviamente non a disfavore loro, perché una volta hanno perso. Non hanno né intenzione, guarda un po' la carta dell'ammalato e la carta del giudice, che in un modo o in un altro sono distaccate e ti portano, non vogliono star non male, ma peggio ancora di prima. Loro? Quindi, loro. Non vogliono? Non vogliono ovviamente rischiare stare peggio di prima, oppure finire peggio della situazione precedente. Non si azzarderanno, guarda un po'.
Se tu ovviamente ci segui, siamo in diretta. Sono tutte carte positive, Rosalba, tutte. No, ma io le credo, Portano il veramente. cambiamento, portano la speranza in cui esci tu proprio con un'ancora nelle tue mani, quindi la sicurezza, la stabilità. Finalmente questo travaglio, la fine di un periodaccio che ovviamente lo devi dimenticare per essere libera di nuovo, per essere felice di nuovo, per la tua famiglia e per te stessa. L'importante è che le carte ti danno che non si azzarderanno questa volta di andare oltre, perché Certo, non rischiano possono loro. andare a un precetto li Ecco, tenerebbero, non li quindi. conviene. La No. carta del giudice è distante dalla tua spaccatura, che vuol dire ovviamente dopo le rivalutazioni, diciamo girando la frittata da tutte le parti, loro decideranno che questa volta sarà meglio tacere e rimanere lì dove stanno. Sì. Sì, però hanno proposto all'avvocato, non reintegra i soldi, io ho rifiutato chiaramente perché. Certo. Adesso si dovranno sentire. Io l'unica cosa che ho proposto, magari qualche mezz'oretta, un'oretta in meno, e i Sì. soldi che mi devono, perché me li devono dare tutti insieme, Certo. pian pianino, dilazionati. Sono stata già larga, Sì, addirittura ovviamente sei stata anche generosa, un molto pochettino generosa, nei confronti molto, di loro, mentre loro molto. no. Però, visto che la giustizia sta dalla parte tua, visto che le Assolutamente. carte ti vedono già vincitrice, le carte ti Assolutamente. invitano ovviamente di andare sulla strada, di non mollare e di ottenere ovviamente tutto ciò che ti appartiene, perché stai nella strada giusta. Ma loro Certo. non si azzarderanno, Rosalba, ovviamente di rivenire di nuovo sulla stessa Certo. situazione, comunque sia in discesa per loro. Beh, è chiaro che non è. Ma posso chiedere una cosa? È distante questa reintegra? Sono distanti questi, è distante questo risarcimento? Allora, visto che le tre carte iniziali, come ti stavo dicendo, portano allegria, che ovviamente rappresenta anche la tua gioia e soddisfazione, e anche la consolante sorpresa che porta il denaro e anche la gran consolazione, non esce un periodo distante. Dovrà essere entro questo fine anno, speriamo, ma potrà essere anche nei primi mesi, nei primi giorni di anno prossimo. Ma è lì che gira, Almeno ovviamente. dare la notizia, cioè dire Sì, guardi, facciamo tot in tot periodo. al di là, ovviamente in una maniera, in un tempo più breve delle tue aspettative, Rosalba. Va Ah, bene? sì, perché io pensavo fosse molto più lunga da come si Ecco, sono messe le cose. infatti sarà in un tempo più breve delle tue aspettative, va bene? Appunto, meno male. Fatti La forza, ringrazio. Rosalba, non Certo. mollare, un bacione forte. Fammi Grazie mille. sapere Grazie. qualcosa, ti ringrazio. Certo, grazie Grazie, mille. Arrivederci, arrivederci. arrivederci. Eccoci carissime amiche, anche questa puntata è finita in fretta. Io vi abbraccio, un bacio forte da Rosa e alla prossima. Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 07. Seguici su www.cartomantieuropei.com.